Una serata all'insegna dell'allegria, della buona musica e della tradizione ha concluso a Cerisano le festività natalizie e le quattro giornate del Festival delle Serre Winter. Siamo molto soddisfatti, è un percorso che ci ha visti impegnati non solo in questi ultimi giorni ma anche prima con la realizzazione del nostro percorso dei presepi che ha incontrato anche un grande successo, abbiamo visto tanti visitatori, è stato già questo un primo ritorno al passato e poi questa bellissima quattro giorni di questo Festival delle Serre Winter, una scommessa vinta anche questa, legare l'antica tradizione cerisanese, quella della Quadara, anche alle novità per incontrare i gusti dei più giovani, delle famiglie e per legarlo anche al percorso nostro culturale, al nostro leitmotiv del jazz che un po' caratterizza Cerisano, diciamo, nel panorama provinciale per quelle che sono le attività che realizziamo. E quindi questa della Quadara Jazz ci è sembrata un'idea simpatica e originale da mettere in campo e credo che i risultati abbiano dato ragione rispetto a questa scommessa. La serata di festa è stata preceduta dal bilancio di fine anno da parte dell'amministrazione comunale che con il supporto di numerose slide e conti alla mano ha informato i cittadini di quanto è stato fatto e soprattutto dei progetti in essere per l'immediato futuro. Noi uniamo come sempre la tradizione, il nostro impegno, poi ovviamente a un progetto culturale più ampio che possa avere un carattere regionale se vogliamo e quindi quella dell'opera lirica insieme all'Associazione di Puglia Basilicata, insieme alla signora Ricciarelli è una progettualità che deve trovare assolutamente il suo culmine nella realizzazione delle opere nel periodo primaverile per arrivare poi al periodo di settembre in cui mettiamo in scena il nostro paese con il nostro Festival delle Serre. Quest'anno sarà la 25esima edizione, questo è l'ultimo atto di quest'ultimo anno e che ci porta nel nuovo, quindi con questo 25esimo festival che speriamo sia all'altezza dei precedenti e forse anche meglio. Yeah.